Riproviamo, giuro, riproviamo in modo che lo zio ci possa salutare, ci possa dare le sue ultime dritte, ci possa raccontare un pochettino. Ragazzi, voi non lo sapete, ma mentre rientrate, chi avrà voglia di rientrare, perché immagino sia noioso entrare, uscire, uscire, entrare, chi avrà voglia di rientrare saprà questa cosa. Fatto, grazie mille Luca. Grazie mille. Dovete sapere che Psine nasce un po' a causa dello zio. Aspetta, eh. Quindi mentre aspettiamo che rientri, ve lo dico, cioè io quando ho visto quello che faceva lui, ho pensato, cavolo, ma anche a me piace parlare delle mie robe. Eccolo qua, Vai, grande. vai, parla, parla. Sì, nasce a causa. No, finire dai, con cagandosi addosso una diretta. Cioè, abbiamo battuto tutti, non si può fare, dai. Cioè, no. Era Cioè, carino, insomma, dicevo che Psine è quanto ci nata. dà Marchetto? Quanto ci dà Marchetto Ah no, ancora? qua ci dà un'altra ora in realtà, quindi abbiamo tutto il tempo possibile. Ah, ma no, Marchetto è buono, È Marchetto buono, generoso, meno è male. generoso. Comunque è nata così Psine, il mio blog. Diciamo che io vedevo che tu facevi quella cosa lì e pensavo, è troppo bello questa cosa qui, perché a me è sempre piaciuto parlare di queste cose, cioè che ma chi mi conosce lo sa, quindi io non è che quando finisco qua mi metto a parlare di calcio, se qualcuno sono terribilmente noioso, parlo solo di queste È cose. un problema della nostra dipendenza da miglioramento personale, quella lì, che non viene capita, nel senso che se uno non ce l'ha. Quindi sì, no, infatti si può entrare molto, molto nello specifico di ogni cosa. A me piace come gestisci le cose nel tuo blog, nel senso che è un'impronta nettamente scientifica, di fascia molto alta, quindi chiaramente poi oltretutto non sei marchettaro per niente, perché quelli marchettari fanno i video corti e cose facili che tutti possono capire. Anzi, do la colpa al mio team io quando devo fare qualcosa di marketing. Dico, sono loro che mi hanno costretto a dire quelle robe lì. Un po' è vero, perché Sì, sono più bravi. io ho provato, diciamo. Ho abbandonato l'idea di proprio, ho cancellato tutti, grazie Mirko, non esageriamo. Comunque ho provato, ho cancellato l'altro giorno tutti i corsi, tutte le cose di marketing, prima di tutto perché quei pochi che ho sbirciato non è proprio la mia passione, cioè la mia passione è il miglioramento personale. Secondo, perché sono un esempio di uno che può costruirsi comunque un reddito anche sinceramente abbastanza serio, non con dei numeri che fanno schifo. Cioè, il mio profilo Instagram prima di questa cosa, adesso non so cosa sia successo, ha 400 follower, un po' perché condivido le copertine dei libri che leggo con un piccolo commento dei libri che leggo. Cioè, nel senso che per fare marketing bisogna fare delle cose diverse, anche più populiste. Cioè, nel senso, basta vedere. Quando parlavamo di crearti la tua televisione su YouTube, ecco, attenzione che questi algoritmi, parlavamo di intelligenza artificiale, degenerano. Quindi state attenti che rapidamente questi algoritmi vanno in una direzione automatica. Ve l'ho detto, c'è una speranza per Marchetto, ma non è adesso. Cioè, se chi ha provato i suoi prodotti, Peter Diamandis in una conferenza privata della Singularity University, che è bellissima, interessante, insomma, parlano di novità anche, troppa roba, insomma, però cioè, tecnologiche, di pensiero, eccetera, eccetera, a un certo punto dice, provate, se non avete mai provato, provate l'Oculus Quest. E quindi io che Amazon aveva simpaticamente finito, ho speso 100 euro in più, 650 euro. Per farmela arrivare dall'Inghilterra, che è arrivato esattamente 3 giorni dopo che l'aveva Amazon ancora. E devo dire che cioè il futuro che sta arrivando, soprattutto quello da parte di certe tecnologie, se pensiamo che i telefonini danno dipendenza adesso, aspettate, magari ci sarà un rallentamento, però quando arrivano le nuove cose di realtà aumentata. E quindi gli occhialini, non so dove li metteranno, e realtà virtuale, cioè già adesso, nel suo modo grezzo, crudo di queste cose, è un'interessante esperienza. Io ho detto ai miei clienti: non mi rompete più,
perché non vorrei che c'è qualche algoritmo che poi ci ascolta e ci... Per adesso non ci sono, però fa da solo la scienza. Però con la storia non visualizzo, è perché praticamente ti metti quel coso e hai un'allucinazione completa, quello che altre persone possono avere solo con sostanze, appunto parlavamo prima o con, appunto, con sostanze o con l'ipnosi, gli ipnotisti dovrebbero essere certificati come sostanze di tipo allucinogeno, però se uno è abbastanza bravo, è abbastanza... Adesso, in questo periodo, i miei clienti di Lux chiedono, ho visto come ho messo su un video, Ho come visto. nella di ipnosi, perché appunto chiedono quello, insomma, c'è anche da capirli. Abbiamo Luca Mazzucchelli, un'ora, Bella che Luca. è uno dei canali YouTube che seguo, e lui esattamente, giustamente, si rivolge bene, devo dire, a un pubblico, appunto, con uno stile di video brevi, eccetera. Anch'io devo dire che sono uno di quelli che di solito privilegio le cose brevi, sul generalista. Ciao Luca. Sappi che ti seguo, guardo quasi tutti i video e come seguo insomma quelli un po' grossi italiani, selezionando di più perché qualcuno produce a manetta, specie in questo periodo, insomma. E poi ripeto, tutto quello che è marketing io ho cancellato tutto, per cui se, mi ha semplificato molto la vita, non è solo quello che noi, guardiamo. È ancora più importante quello che non leggiamo, specie in questo periodo dove l'hacking dello stress è essenziale, è ancora più importante quello che non guardiamo e quello che non ascoltiamo. E è una grande occasione questa, è l'occasione che tutti volevano, l'occasione di dire chiaramente in un periodo tragico, drammatico e con tutto il rispetto per quello che sta succedendo e per la sofferenza di tante persone, perché ogni tanto ho visto sulla pagina, sulla mia fanpage, ho messo una battutaccia, potevo anche risparmiarla, però ho messo che il virus è l'unico che ha un movente per crearlo, ho messo un video della Gancitano sui complotti, sopra c'è scritto guardate che l'unico che ha un movente è l'INPS. Cioè, guardando bene con attenzione alle statistiche, però è una battuta tremenda, però la cosa da capire lì è il discorso, il complottismo, che capisco che in una situazione in cui uno non ha selezionato bene le fonti, eccetera, ci possa, capisco da dove proviene, che cosa c'è dietro, però non è la soluzione, ecco, perlomeno se uno fa un'affermazione. Ho visto London Real che ha intervistato David Icke. Ecco, qui posso parlare tanto non è italiano. No. L'ho visto anch'io, No, non l'ho visto. No, non l'ho, no. Ho visto chi ha intervistato, non ho visto il video, non ho visto il video. Perché ho visto ai tempi diciamo, un pochino di documentari sulla sua storia, e sono bastati per trarre le mie conclusioni, insomma, che non è necessario, ognuno si deve trarre le sue. Però poi dobbiamo tornare, insomma, cioè quando uno fa un'affermazione forte, deve avere prove forti, è la base, diciamo, di un pensiero, non dico scientifico, ma almeno pragmatico, per cui è così. Questi rettiliani, zio, che No, perché poi devi stare attento, vedi come funziona. Tutte le cose psichiche che... Attenzione, ci sono abbastanza ricerche qua per dire che alcune sono una solida realtà. Io conosco gente che ha abilità, cioè nel senso, ma anche lo sanno anche i miei amici, sembra che ci si legga il pensiero, potremmo trovare assolutamente altre spiegazioni più alla Richard Wiseman su questi argomenti e altre cose. Però quello che volevo dire, può esserci che si danno delle interessanti realtà. Tra parentesi, la scienza nei prossimi 10 anni renderà, hanno già costruito delle reti da diciamo, neurone a neurone artificiale, elettronico, cloud, altro neurone artificiale. Quindi ci saranno tutte le cose che si sono etichettate come superpoteri, diciamo, nella mitologia della... Okay.
nella mitologia della fantascienza, dei fumetti, eccetera, gli esseri umani, se tutto va bene, se non ci estinguiamo tutti, se no cioè, gli ultimi rimasti, insomma. Ecco, se tutto va bene, li avremo. Quindi sta per arrivare un futuro, è già qui in realtà. Se uno usa il suo flusso YouTube per iscriversi alle università, diciamo i loro canali, quindi Meet, che è una buona idea, vede la Columbia University, vede che cosa stanno facendo questi ricercatori, i giovani ragazzi nei laboratori. Se segue un po' di neuroscienze nel suo flusso RSS, del suo giornale personale, invece di ossessionarsi con questi, diciamo, dinosauri che stanno sparendo, sarebbero già spariti in realtà se non avessero avuto dietro finanziamenti interessanti. Se uno seguisse queste cose, saprebbe che sta per arrivare a un mondo pazzesco. Quindi già adesso possiamo avere le allucinazioni, i sogni lucidi, che poi è la stessa cosa. Quindi anche quelli che non visualizzavano, la domanda numero uno su mente era: non visualizzo, cosa posso fare? Non visualizzo, parlati nella testa. Infatti, buona parte del problema PNL che la gente aveva è che non riusciva a visualizzare con altre tecniche, ma Beh, ci sono io mi anche. ricordo la tua tecnica per far visualizzare, ma non posso. Io Ciao! in realtà, quando ho fatto quella presentazione, devo dire che ero più cabarettista in tempi passati. Devo dire che ne ho 4 o 5 di cose, ma cioè, non visualizzo, allora spiegami perché ti sei verniciato la mano. Cioè, se non hai davanti un televisore oggi, per i giovani hanno sempre davanti uno schermo, quindi non è, cioè, è È come. vero, non funzionerebbe più oggi statisticamente sui giovani. Sì, è come il sogno. L'altra notte, no, ho fatto questo sogno pazzesco che mi avevano dato la pastiglia di Limitless finale, no? Il biotin finale di corpo, mente e spirito. Era una pastiglia grossa così, una fatica, ma sono riuscito a ingoiarla. Mi sono svegliato ed è sparito il cuscino. Ecco, questa è meglio di quella precedente come finale. Grande, io direi proprio di sì, anzi, Di infatti chiudere. adesso direi di chiudere, di Sì, salutarci. basta, perché sennò siamo troppo allegri, te lo dico, qualcuno che Ci non ha guarda fatto le male. Kinder si incazza di brutto. Anzi. Purtroppo. Però è anche il test. Cioè, se le persone contente ti danno fastidio vederle, vuol dire che devi proprio lavorare proprio per echerare quella risposta del tuo sistema nervoso, che appunto, ripeto, oggi è diventata neuroscienza, è diventata biologia. Quindi la psicologia sta diventando biologia, però non ci dimentichiamo di quello che c'è prima della filosofia, perché la concretizzeremo come concretizzeremo tutti i superpoteri. Voleremo, già vedo alcuni canali, io non li seguo, mio fratello è appassionato di outdoor, mountain bike, queste cose, quello che fanno con i droni. Cioè, l'idea che una persona con questo cosino con gli occhioni cattivi lo prende, lo lancia e fa riprese che una volta a chi faceva produzioni cinematografiche, che forse anzi, nessuno lo sa, neanche i miei clienti deluxe, ma spesso vengo ingaggiato per consulenze private proprio da delle produzioni, sia per l'aspetto linguistico di alcuni annunci online. Recentemente su due giornali di Roma ci sono state due cose, sono stato consultato per queste sul Corriere, sul Messaggero di domenica, c'era un annuncio diciamo, ero uno dei consulenti, non ero l'unico, e anche nel settore queste produzioni cinematografiche, proprio diciamo come think tank. Ripeto, quando si fanno le cose grosse, non c'è mai una persona sola dietro, a parte che decide sempre la produzione, il regista, non è che decidi tu, i boss non lo. Però quello è un settore. È interessante come siamo attenti alla linguistica, alla risposta che una parola può provocare sul sistema nervoso umano. E proprio perché lo sanno bene oggi, anche se da essere umano a essere umano è difficile avere quel livello di controllo, ma potete stare sicuri che appena c'è dietro un'intelligenza artificiale, appena il presenter non è più umano, ma è costruito,
state sicuri che vi fanno su così. Questo è l'evoluzione, anche dove dobbiamo stare cauti, da dipendenza che la tecnologia darà, telefonino, niente, niente, cioè già se ti dico c'è un'app request che si chiama Reach Plank Experience, fondamentalmente tu sali in questo, come si tolgono le fisse. Devo togliere Ciao questo. Leonard, conosco Leonard anche dal vivo. Le fisse dipende in che settore. Primariamente io l'ho viste nei settori razionali, come sai Leonard, siamo andati a mangiare un po' di volte, quindi sono nelle relazioni, gli americani in pick-up artist si chiamano one-itis, l'ossessione per una singola persona, ma ci sono veramente psicologi, sapete come ci siano in tutti i settori, veramente va personalizzata, però se uno ce l'ha, la cosa migliore è di rivolgersi a un professionista. Perché? Proprio perché hai una fissa, sei fissato sulla sua fissa, e autoripararsi su una cosa di cui uno è fissato, o lo fai diventare un lavoro, cioè io sono fissato con il miglioramento personale ed è anche il mio lavoro, mi piace, sono contento, faccio quello che mi piace tutti i giorni. Poi ogni tanto do delle virate, quindi passo dalla PNL alla neurologia, alle neuroscienze. Ecco, la mia... ecco, no, non te la posso dire adesso, perché ti direi, ti do un nome, Leonard, se capisci l'inglese. Black Dragon, Caleb Jones. Vatti a leggere il suo libro e guarda il suo modello di relazioni, che è un modello di relazioni diverso dai modelli tradizionali che circolano. È uno dei pochi che ancora oggi stimo del settore, che è un settore che dato che è scomparso. Il settore dei pick-up artist è scomparso, finalmente, perché l'abilità interessante, lo stile di vita fa cagare. Beh, c'è ancora qualcosina, mi sembra, però io non ne so niente, io sono No, completamente. no, io non seguo più, Non anche so. perché... anche perché di solito sono loro che nei forum pirata americani contattano me, no? Quindi paradossalmente, molti di quelli famosi in certi settori adesso sono privatamente, tipo un mio amico Jay Cataldo, insomma, che delle idee che loro usano vengono da me che... cosa. Purtroppo hanno il limite della lingua loro, nel senso che non parlando l'italiano non gli posso. Infatti, lui mi ha procurato c'è un sito ancolac.com, mi pare, no? Se vai sul mio sito c'è il link con la bandiera in inglese, quello è il mio sito americano. E lì praticamente vendo, e ne ho venduto ben uno, praticamente 6 sessioni. In inglese con una figure model americana, lì infatti ci ho messo delle sue foto. Tra l'altro, non ho messo il prima e dopo, questa ragazza ha fatto anche una trasformazione tutta da sola, fisica mostruosa, cioè una cosa, il suo prima e dopo impressionante, ma no, non per le sessioni di coaching, però ho dimostrato, diciamo, le 6 PSN, 7-8 PSN che ho in inglese, sperando che insomma si diffondano, perché appunto ti ripeto, sono ossessionati da tecnologie che secondo me sono inutilmente complicate. È proprio perché uno, quando è ossessionato, va a cercare tante soluzioni. Quindi, quando ha un problema, dice: ok, ho provato l'effettino, non ha funzionato, adesso provo quella, provo la pia, provo la cosa, provo questa, e continua ad avere quel problema. Di solito la miglior soluzione è di trovare 3-4 professionisti, trova quello giusto, se si prova sempre contro 4, poi se ne sceglie uno. E un'altra, però la risposta alla domanda di Leonard è quella che mettevo nel mio vecchio manuale, che ho iniziato a scrivere nel 97, di seduzione, che è assolutamente obsoleto. Però in cui il concetto fondamentale era di trovare altre 10. Quindi immaginati quella persona, proprio per dire, usare non visualizzo, visualizzo, allora lascia che non la visualizzi, diventa trasparente e dietro immaginati una coda di 10 persone più adatte a te, più
che ti trattano meglio, eccetera, 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 tutto il resto. Quella, la miglior soluzione è di Ok. diventare un'ossessione per una persona che sia ossessionata da te allo stesso modo, così potete ossessionarvi insieme. Quello è un modello, ce ne Ok, zio. Io ti ringrazio ancora, ogni tanto c'è ancora qualche blocco, comunque ti sono altri. Oh, ringrazio, è grazie a stata voi. una Ciao. bellissima diretta e spero di riuscire a salvare in qualche modo, mi stanno chiedendo tutti di salvarla, io ci provo, ma non sono capace, ve lo dico. Si può fare, però per favore lasciala solo per 24 ore. Poi metterò a disposizione gratuitamente l'intero audio che ho registrato Perfetto. sul mio canale YouTube, sul tuo, mettilo pure sul tuo sito, mettiamo l'audio. La diretta, il video è solo per quelli che ci sono adesso. Poi Perfetto. intanto non ho fatto gesti particolari, non è che, quindi... il resto se lo possono sentire lo mettiamo a disposizione e poi metteremo tutto quello che serve, insomma, con i tempi, ripeto che non è un periodo, ciao Luca, è un periodo in cui io cerco di non essere produttivo, per cui mi sono proprio impegnato, normalmente sono molto produttivo, adesso voglio non essere produttivo perché... Non penso sia il periodo adatto, anche se si può meglio usarlo come periodo di introspezione, secondo Ottimo, ottimo. Bene, grazie di tutto, zio, e alla prossima magari. me. Alla Questa è la parte prossima. importante del video. Ciao a tutti, Ciao a grazie tutti. Luca, grazie a tutti, grazie alla partecipazione, alla prossima. Alla Un prossima. abbraccio.